Buonasera Giacomo, il mister l'ha chiusa, io l'ho vista in maniera diversa rispetto all'arbitro, ci racconti quell'episodio del 25esimo perché a noi è sembrato che mancasse qualcosa al Bari. Scusami, sull'azione mia? Io penso sia rigore, però c'è anche il VAR che ha controllato, mi ha detto l'arbitro, quindi non sono stato a perderci tempo sinceramente. Per me era rigore, però l'arbitro ha deciso così, quindi non possiamo fare niente. Cristian, dopo partite come queste è maggiore, diciamo, la soddisfazione per la prestazione o il rimpianto per quello che poteva essere e non è stato, visto che meritavate ampiamente la vittoria? Penso sia stata una giornata positiva, al di là del risultato, che purtroppo non siamo riusciti a portare a casa 3 punti in una partita secondo me dominata sull'arco dei 90 minuti. Dispiace non aver portato i 3 punti a casa, la vittoria, insomma, poi comunque il pubblico oggi forse andava ripagato con la vittoria, però dispiace. Ricci, qualche difficoltà all'inizio? Però poi diciamo è andato in scioltezza, ha fatto bene, come commenta la sua partita? Poi l'abbiamo vista, solo un'impressione, o si è fatto male, zoppicava un po' adesso? Fastidio a partita ci sta, però penso ora con 2 giorni liberi di rimettermi a posto. Ma penso la prestazione sia stata positiva, ma a parte la mia personale penso tutta la squadra, siamo stati perfetti oggi, è mancata soltanto la vittoria penso. Giacomo, abbiamo elogiato oggi la prova offensiva del Bari, tante occasioni sprecate, però secondo me va anche dato merito alla fase difensiva, perché la Ternana veniva da quasi 30 partite dove aveva sempre segnato, oggi è rimasta all'asciutto. Quanto è importante per voi aver mantenuto la porta inviolata? Importantissimo, più che altro dopo 3 sconfitte ravvicinate, insomma, era importante ritrovare le nostre sicurezze, insomma, trovare la porta inviolata oggi con una squadra comunque importante e forte vuol dire tanto, ci porta nuove sicurezze e ritroviamo anche le, insomma, magari quelle sicurezze che ci erano mancate ultimamente.